Un caro saluto amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, sono tornato qui a correre, ora che c'è un po' più di fresco, nel territorio della Gaggiana, Lonate Pozzolo, dove c'è questo bellissimo museo di storia locale all'aperto. Ero venuto qua a correre qualche giorno fa, al buio, e rischiavi di, correndo, prendere dentro qualche cunili. Qualche leprotto. Vabbè, comunque siamo qui, ci troviamo qui, io e il mio ricondizionato Regen che mi sta riprendendo per presentarvi Cagliari Inter. Cagliari Inter, la seconda giornata. Allora, come vi ho già detto, queste prime giornate bisogna sempre guardare quello che fanno le avversarie, perché ripeto, non è il campionato di Serie A il giro del mondo a vela in solitaria, però ecco, diciamo che tendenzialmente, per quanto mi riguarda, fino alla prima sosta, cioè diciamo fino al derby, ragazzi, dai, fino al derby si può anche fare a meno di essere così attenti a quello che fanno gli avversari. L'importante ovviamente è non perdere continuamente, però diciamo che da dopo la sosta del 10 settembre certo inizierà questo spalla a spalla, insomma, tra, diciamo, i top club del nostro campionato. L'Inter è impegnata a Cagliari, al di là dei risultati delle altre, che, ripeto, in questo momento non mi interessano, e dopo il positivo esordio contro il Monza a San Siro, è chiaro che adesso arriva la prima trasferta. Curiosamente, il Cagliari non è tra le 12 squadre che ci batté l'anno scorso, semplicemente perché stava in Serie B. Solo per questo. A parte che sta finalista di Champions, l'Inter, che perde 12 partite nel campionato nazionale, credo che sia un record, però vabbè, adesso lasciamo perdere quello che è successo l'anno scorso, parliamo di Cagliari-Inter, ci sono dei giocatori che presto verranno inseriti in rosa, beh, Sanchez lo sapete. Poi sarà il turno di Pavar. Avevo cominciato a parlare qui di Pavar, ma sapete che io parlo solo in caso di ufficialità. Pavar ha la febbre da Inter, una volta ogni tanto gli viene il mal di schiena, non ha giocato la partita con l'Augusta, però vabbè, aspettiamo da un'ora all'altra l'ufficialità di questo acquisto, salvo clamorosi, incredibili, sorprese dell'ultimo minuto, bisogna sempre dire così. A Cagliari Simone Inzaghi dovrebbe confermare, grosso modo, da quanto ho capito, la formazione che ha battuto il Monza. Però Arnautovic ovviamente preme insidia Thuram, come giusto che sia, la concorrenza fa bene. Frattesi naturalmente insidia Mkhitaryan, ma vi posso garantire che ci sarà spazio per tutti. Anzi, io mi auguro che ognuno delle alternative vada a insidiare, diciamo, il cosiddetto titolare del momento. Non c'è Acerbi, quindi a guidare la difesa c'è ancora De Vrij, che è andato benissimo, devo dire, con il Monza, l'ho visto molto bene. Poi ricordiamoci che ci sono sempre, per quanto riguarda la retroguardia, Darmian che ha recuperato e Bastoni, gli esterni dovrebbero essere Dumfries e Di Marco, in mezzo Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan, e davanti io darei fiducia a Thuram, così si sblocca accanto al Toro Lautaro, che ha già fatto due gol alla prima giornata. Di fronte c'è quel vecchio volpone di Ranieri, Claudio Ranieri, che ha toccato il momento più alto della sua carriera, andai anche a trovarlo a Leicester, perché era stato comunque allenatore dell'Inter, ha vinto la Premier League. Devo dire che poi anche il curriculum internazionale di Ranieri, mi pare ci sia una Coppa Intertoto e una Supercoppa con europea, con il Valencia, quindi a distanza di anni, insomma, Ranieri è un vecchio volpone. Dovremo stare sicuramente attenti, però che cosa può fare l'Inter in questo campionato? E soprattutto questo campionato, possiamo comunque parlare di quali sono le favorite. Diciamo che quando ero ieri, praticamente l'altro ieri, al Bersellini Day, avendo un po' di gente che più che il divano ha calcato i campi di Serie A, mi sono affidato a loro per un pronostico. E quindi lo faccio dire a loro che cosa si aspettano da questo campionato, proprio alla vigilia, insomma, della conclusione dell'ultima partita della seconda giornata. E quindi la parola a Bordon, a Canuti, a Muraro, a Marini,
a Pasinato, insomma a coloro che sono intervenuti al Bersellini Day e anche al sindaco Marco Osio, che è sempre stato un mio idolo, Torino-Parma, quindi anche un punto di vista non interista. Vabbè, non perdiamo altro tempo e vediamo insomma questi ex Inter e un ex calciatore, insomma, che ha fatto delle cose importanti in Serie A come Marco Osio, che cosa pensano di questo campionato, chi è la favorita. Qualcuno di loro dirà, se l'Inter, mi pare Canuti, se l'Inter fa l'Inter. Ma insomma, spazio a loro. Ciao a tutti ragazzi e a presto, ci sentiamo naturalmente dopo Cagliari-Inter. È un'Inter cambiata tantissimo, come la vedi? Cioè, quali sono le favorite? La Juve c'è solo una partita alla settimana e tu sai che queste cose sono importanti. Io penso che bisogna dare adito che all'inizio punti su quella che ha vinto l'anno scorso. Quindi Napoli è una squadra che si conosce, anche se hanno fatto dei cambi. Però penso che con Napoli, Juve, Inter siano queste le tre squadre che si distaccano un po' dalle altre. Come vedi l'Inter e come vedi in genere il prossimo campionato? Ma l'Inter la vedo la squadra più forte in Italia e fra le migliori in Europa, perché ha un centrocampo fortissimo, un reparto difensivo fortissimo e deve risolvere forse un problema in attacco, però viene da una stagione, l'ultima parte della stagione molto importante e a mio giudizio è la candidata numero uno a vincere il campionato. Malgrado quindi Lukaku e Dzeko che sono andati via, lì davanti sei sereno? Sì, insomma, è una squadra completa in tutti i settori, con giocatori di caratura internazionale. Personalmente a me piace tantissimo Çalhanoğlu, che lo ritengo uno dei più forti centrocampisti al mondo, e poi Barella, poi il ragazzino che abbiamo preso. Insomma, è una squadra, a mio giudizio, che andrà molto molto lontano. Ma non vorrei portare sfortuna, ma a me sembra l'Inter un gradino sopra le altre e mi auguro che sia confermato sul campo. Tu sei attaccante, qua si sono persi Lukaku, Dzeko, sono arrivati Thuram, Arnautovic, Sanchez. Cioè, dovrei dire anche Correa, che però qui non ha funzionato. Cioè, secondo te quindi l'attacco dell'Inter è ancora affidabile? Credo di sì, perché è il gioco dell'Inter anche che aiuta gli attaccanti. Trovano tante opportunità per fare gol e io credo che debbano presentarsi al momento giusto e fare gol. Credo che palle gol ne troveranno molte. Le rivali vere, con la Juve che ha solo una partita alla settimana, il Napoli campione d'Italia, il Milan che ha preso un sacco di giocatori che non conoscono la Serie A, però insomma ha preso tanti giocatori anche di qualità. Secondo te le rivali chi sono, quelle più accreditate? Beh, il Napoli, perché la squadra vincente dell'anno scorso, credo che possa anche confermarsi se tutto va bene. E poi la Juventus, hai detto bene tu, non avendo l'impegno infrasettimanale, può essere per loro un vantaggio, visto che ha fatto anche un buon mercato. E il Milan non vuol dire cambiare tanto, essere inferiore, ma credo che attraverso il lavoro possano capire cosa vuol dire giocare nel Milan e essere competitivi. Beh, partiamo che la favorita è sempre il Napoli, perché ha cambiato poco e ha migliorato, sembra. Non è andato via Chimio, che è il difensore, però alla fine credo che faranno bene, però l'Inter secondo me sarà la squadra da affiancare al Napoli. Se l'Inter gioca da Inter con il cuore e sono amici e fanno squadra, penso che potrà fare un buonissimo campionato, pur mandando via qualche giocatore, eccetera, però penso che sia all'altezza della situazione. Quindi la Juve che ha solo una partita alla settimana o il Napoli che è comunque non campionista. È detto che sia favorita, anzi no? Anzi, giocare poco e magari non vincere tanto è peggio, invece quando vinci e giochi altre partite in Coppa, le vittorie ti portano a migliorarti e a fare di più. Oh, speriamo che tu abbia ragione, Nazza, cosa devo dire io? Te lo dico io che è così. E allora va bene, ciao. Viva Inter. Quest'anno è un po' un terno all'otto, forse anche più bello, no? Perché tutte si sono rinforzate e indebolite, sarà sicuramente un bellissimo campionato. Ma io non l'ho mai vista giocare bene, in questi scorci di amichevoli così,
e dal primo di campionato l'ho vista anche giocare bene. Il Milan mi sembra rinforzato, attenzione, chi vincerà? Non lo so. No, la Juve c'è una partita la settimana, il Napoli si deve confermare, l'Inter come la vedi? Perché poi ha perso molto, però insomma ha preso anche, ha ringiovanito, assolutamente, quello che dicevo, no? Rinforzate e debolite il Napoli. Cioè non c'è una favorita. Non c'è una favorita, secondo me è molto più equilibrato dello scorso anno, anche se nessuno pensava di un Napoli così stratosferico. Si è indebolito il Napoli? Non lo so. Secondo me sarà un campionato veramente molto equilibrato. L'Inter non avrà più Lukaku? Ma alternative importanti, si è ringiovanito, ha giocatori italiani, non escludiamo anche questo, che fa bene il calcio italiano, e ci auguriamo tutti che sia veramente un campionato avvincente.